Comunque si riprende l'appoggio per De Falco, il lancio a cercare Mastronunzio, fermato Merino, ottimo il suo spunto, ancora Merino, l'appoggio in profondità per Fava, Schiattarella, ancora una finta, il recupero di Tricarico, Merino, riparte la Sanitano, almeno tenta di farlo, Merino, brutto fallo questa volta ed ammonizione ai danni del peruviano, il fa recuperarlo a sua volta per proseguire l'azione. Merino ancora una volta il suo spunto, va a prendere il pallone, ha due tre avversari attorno a lui, riesce a servire controllo di Caputo, Merino riceve un buon pallone, ancora Merino, c'è Soligo sulla sinistra di Soligo, deviato, ancora Merino, va a recuperare, Merino in possesso di palla, evita un avversario, un secondo, entra in area, fermato da un tackle a liberare, si salva il palla. La chiusura di Soligo che intercetta un buon pallone sulla sua tre quarti, fa ripartire Merino. Merino inseguito, brutto fallo, secondo lei c'è il cartellino rosso. No, 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 è assurdo, è da cartellino rosso, sconsiderato l'atteggiamento del signor Ciampi. Un fallo volontario, intenzionale, su Merino di De Falco non poteva che essere punito con il cartellino rosso. Un'interpretazione veramente scarsa di quest'arbitro. L'appoggio in profondità, buono per Merino che si porta sul fondo, va al cross, libera la difesa, ancora Soligo, poi Montervino, il tento di Mastronunzio fa ripartire i suoi, il pallone verso Merino che a giudizio dell'arbitro ha controllato il pallone con un braccio, fermata l'azione, battuto il calcio di punizione da Milani, già battuto il calcio di punizione, riparte in velocità la Sanitana, c'è Zavagno che insegue Merino, scivola un avversario, Merino cerca la posizione per il tiro, allarga per Caputo, ancora Caputo, non ha spazio, finalmente c'è fallo ancora una volta ai danni di Merino, ancora un calcione e l'arbitro va solo a redarguire il giocatore bianco-rosso dorico, si tratta di Zavagno, difesa si salva, recupera ancora la Sanitana, avanza Montervino, sospinto anche dal pubblico, da quello che continua a tifare Salernitana, Merino, azione solitaria di Merino, nuovo fallo ai suoi danni e calcio di punizione di poco fuori dall'area, rivediamo l'azione di Merino, l'intervento di Zavagno, l'ennesimo intervento falloso dell'esterno difensivo di sinistra dell'Ancona del primo tempo. Il tiro di Merino, traversa! Sfortunato, incrocio del palinetto col portiere ormai battuto e Fava sulla ribattuta non riesce a perfezionare in gol. Sfortunata la Sanitana, Da Costa lì solo a guardare, rivediamo il sinistro magico di Merino e il pallone all'incrocio dei pali. Tricarico a scavalcare il centrocampo, pallone per Merino che si inserisce bene. Ancora Merino, prova l'azione solitaria sulla fascia sinistra. Ottimo questo appoggio per Caputo, fermato. Solito anemica in attacco, non ha corso mai pericoli. Intanto attacco della Sanitana, il cross di Kiriazis. Caputo, il tiro ribattuto, ancora Merino, oh, è impossibile, non è più possibile, non è possibile, Caputo solo dinanzi alla porta, Endardo di testa, il pallone per Merino, il palleggio di Merino, lo scambio con Kiriazis, ancora un fallo, brutto ai danni di Merino e l'ennesimo di Zavagno e nulla ancora fa il signor Ciampi che su un fallo intenzionale precedente di De Falco nel corso del primo tempo ai danni di Merino non ha sanzionato l'espulsione, una semplice ammonizione. Intanto si fa sentire anche Montervino, brutti momenti, cartellino giallo che tiene in mano il direttore di gara, momenti concitati della partita, lancio di bottigliette. Tricarico allarga sulla sinistra per Balestri, Merino controlla ancora il pallone a Tricarico, quindi Merino,
e via un altro petardo, e sono tre. Battuto l'angolo da De Falco, Merino riconquista sulla linea dell'area di rigore il pallone e fa ripartire sulla destra Soligo. Soligo cerca l'azione solitaria, strattonato da Camillucci, ancora Soligo, il lancio ad incrociare e calcio di rigore, calcio di rigore, e costringerlo al fallo da rigore. Roberto Merino, Roberto Ramirez Merino sul dischetto, nessuno a guardare, tutti a sperare. Merino contro Da Costa. Gol! 1-0! Roberto Ramirez Merino! 1-0! Gol della Salernitana! Al 12° del secondo tempo! Roberto Ramirez Merino! E va ad abbracciare lui, Gianluca Grassadonia, grande anche Merino, così per dire no a tutte quelle maldicenze. E Roberto Merino per l'1-0 della Salernitana. Calcio di punizione già battuto, Merino, pallone per Montervino che va al... Letana che ha riconquistato ancora il pallone. Avanza sulla sinistra Balestri. Merino preferisce conservare il possesso della palla. Da ora sbaglia poi l'appoggio. Merino recupera un buon pallone. De Falco evita il fallo. Già ammonito. Già dovrà... A destra Mustacchio, a sinistra. Ottimo il pallone. Il duocerone Grassadonia. Buono questo recupero del solito Montervino. Va Dionisi a il controllo di Merino che mette a terra il pallone, lo spunto e il lancio in priorità per Dionisi. Dionisi, gol! Gol all'esordio di Dionisi! Gol sullo spunto ancora una volta di Roberto Ramirez Merino! Merino! Un assist di Merino! E il raddoppio realizzato da Dionisi al 36esimo. Raddoppio della Salernitana con Dionisi. Oh, 2-0, raddoppio dell'esordiente Dionisi che ha sfruttato alla perfezione l'assist di Merino. E allora Merino chiede al pubblico di incitare. Raddoppio della Salernitana con Roberto Ramirez Merino. Il peruviano mette in fondo al saccabile la coppia di centrali. Merino servito da Soligo, ancora Merino. Dionisi libero sulla destra, Merino. Merino attende il piazzamento di Fava. Merino riconquista un buon pallone, ancora Merino. L'appoggio per Fava, il tiro di Fava, la standing ovation, Roberto Merino, capone per Merino, tutti in piedi di fronte al peruviano che con calma lascia il terreno, si allontana invece di avanzare e lui fa un po' di velina, ebbè. Va bene, e lo merita questo applauso. Lo merita questo applauso. Ha fatto realizzare due gol a Dionisi che si va a complimentare con il compagno di squadra. Zavagno e discute con Zavagno per tutti i calci che gli ha rifilato. Per tutti i calci che gli ha rifilato. Penso che è un chiarimento e vuole sentire il pubblico. Bravo, bravo Roberto, bravo. E vuole sentire il pubblico, abbracciato dai suoi compagni. Merino si riprende con capone.